E bentornata sul canale. Come sempre, tutti i mesi a fine mese arriva il video sui prodotti terminati. Erano in questa busta, però io li ho già messi qui sul pavimento, mi sono un po' portata avanti con i lavori. Sono ragazze tantissimi, veramente tanti. Non ho nulla per i capelli, però viso e corpo compensano. Mi scuso in anticipo se si chiuderà la persiana, perché c'è bel tempo, però tira vento. Per cui, nel caso si dovesse chiudere, mi alzerò a riaprirla. Sulle labbra ho questo gloss, il 3D Hydra Lip Gloss di Kiko, nella colorazione numero 21. Mi piace tanto, in alternativa al rossetto, non dura nemmeno pochissimo, sulle labbra mi piace. Iniziamo subito con i prodotti. Direi prima di farvi vedere le salviettine che ho terminato, perché ragazze, veramente, questo mese è la sagra delle salviette, davvero. Ho terminato un pacco di queste qui della Sensure per pelli sensibili, e appunto sono salviette struccanti che io porto giù quando vado a Rimini il weekend, quando sto fuori, che dormo fuori per struccarmi, e tolgono bene il trucco. Come sempre ragazze, le salviette sul mascara fanno fatica, almeno su di me. Non uso mascara waterproof, però faccio parecchie passate, soprattutto quando esco il weekend, fanno fatica. Però queste qui si sono comportate bene, non mi hanno neanche fatto bruciare gli occhi, buone. Poi ho terminato queste qua della Mr. Clean, che credo sia la stessa marca di Sensure, perché vedete, entrambe hanno questa farfallina, comunque... Ipotesi a parte, sono queste qua, mille usi rinfrescanti all'aloe vera, mi piaciute tanto, queste le tenevo nel borsone della palestra, perché una volta mi facevo la doccia in palestra, solo che ragazze era troppo impegnativo, dovevo portare ciabatte, cambio, beauty con le cose per fare la doccia, accappatoio, e considerando che ho la palestra a 4-5 minuti a piedi da casa, esco, mi do una rinfrescata con queste qui, un po' di acqua termale e appena arrivo a casa mi faccio la doccia. E queste qua davvero rinfrescanti, veramente buone, mi sono piaciute. Terminate poi questa qui, che è una carta igienica della Fria effetto lenitivo. Queste qua molto comode nel pocket piccolino da 12 salviette, aiuto. E queste qua le avevo portate anche in montagna quest'estate, le tenevo nello zaino dell'università, normali salviettine, sono un pochettino più spesse, però buone. Queste qua ragazze, buonissime, dei Provenzal Bio all'aloe, queste sono salviette intime biologiche con il 20% di aloe vera bio, sono gettabili nel WC, queste sono davvero ottime. E chiaramente i provenzali hanno tutte le certificazioni eccetera, me le aveva regalate il mio ragazzo queste nella calza della Befana. Hanno un profumo, sanno tantissimo ragazze di calippo al limone, buonissime, molto rinfrescanti. Io le ho usate sia appunto nella zona intima sia anche così nelle mani eccetera, buone, veramente buone. Non hanno un prezzo proprio bassissimo, tipo queste le avevo comprate a 90 centesimi, queste credo costino sopra i 2 euro, però sono davvero buone. Bene, finita la sagra delle salviettine, direi di passare al viso. Allora, per il viso, diciamo viso, comunque zona facciale, abbiamo finito questi bastoncini cotonati della Quando È, appunto brand che trovate insomma da Tigotà. 300 pezzi, queste ragazze ce le abbiamo da quando siamo venuti a vivere qui, quindi da settembre, li usiamo per le orecchie, sia io che il mio ragazzo, e io anche per aggiustare il make-up. Buoni, normalissimi. Ora stiamo usando quelli di Lidl, vanno bene anche quelli. Dischetti struccanti della Quando È, 80 pezzi, questi rimangono tra i miei preferiti insieme a quelli di Conad, anche se ora preferisco le versioni grandi. Poi, terminata... Erano due, comunque ne ho tenuta una per farvela vedere, queste spugne della Calypso per il viso. Io le utilizzavo, queste sarebbero struccanti, però io le utilizzavo per rimuovere le maschere all'argilla. E sono così, poi dovete considerare che con l'acqua calda diventavano più grandi e si ammorbidivano molto. Queste mi sono piaciute tanto, avevo provato anche quelle dell'acqua massage, non so nemmeno se ve le ho recensito, le ho buttate, e comunque non mi piacevano tanto quanto queste, perché queste sono più morbide una volta bagnate. Sempre per quanto riguarda lo struccaggio,
Terminato il mio adorato bifasico della Yves Rocher, di questo vi parlo sempre, ragazze, lo adoro. 200 ml, costa sui 6-7 euro, ma a me è durato una vita. Veramente toglie tutto, trucco waterproof, non waterproof, fantastico, e non mi brucia gli occhi. Quindi adesso non l'ho ricomprato perché ne ho un altro, ma questo qua è davvero fantastico. Non ha un buon inci, però pazienza, tanto comunque io dopo risciacquo tutto, quindi va bene così. Ah, ecco, abbiamo finito anche un dentifricio della Mentadent, questo qua, quello prevenzione completa, è quello classico verde, a me piace tantissimo, è uno dei miei dentifrici preferiti. Ora io ho dei problemi gengivali, quindi sto usando il BioRepair protezione gengive, che vi consiglio se avete le gengive sensibili, ma questo è uno dei miei preferiti, piace tanto anche al mio ragazzo. Poi. Terminato questo tonico che ho amato veramente alla follia della CMD Nature Cosmetics Rose Exclusive. Comunque era un tonico alle rose, buonissimo. L'avevo comprato su Macchillaia con il Black Friday, pagato 3 euro invece di 8, veramente poco. Sono 100 ml e nell'inzi ha l'acqua, poi ha l'acqua distillata di rosa damascena, il profumo e poi la cosa bella è che ha l'olio di rosa damascena. Questo fatto di avere l'olio, a parte un profumo di rosa buonissimo se vi piace la rosa, e questo fatto di avere l'olio al suo interno si sentiva, cioè non è che era un tonico unto, però si sentiva che aveva quel qualcosa in più rispetto a una normale acqua di rose. Era molto più idratante, subito riequilibrante. Se avevo la pelle un pochino secca, 3 spruzzate di questo qui, subito la pelle tornava idratata, luminosa, poi la mia pelle apprezza moltissimo la rosa e questo qui era davvero buonissimo. Aiuto. Poi, terminate le mie adoratissime di cui vi ho parlato anche nelle prime belle scoperte del 2017, si sta chiudendo la persiana. Resisti. Le gocce distillate di Eufrasia di Dottor Taffi. Io vi rimando a quel video, che è appunto le prime belle sorprese del 2017, perché vi ho parlato approfonditamente di cosa servono, come sono fatte, e come le uso io. Comunque sono così. 10 ml sono gocce per il contorno occhi che vanno ad alleviare le occhiaie, le borse e insomma sono trattanti per il contorno occhi. Adesso non le ho ancora ricomprate perché comunque hanno un costo di 8,50 euro e dovrei andare a prenderle in bioprofumeria. Non sono ancora capitata. Però un pochino mi mancano, quindi sicuramente le prenderò per il prossimo mese. Queste durano all'incirca, ragazze, 1 mese e mezzo, 2 mesi, usate mattina e sera. Ok, terminato questo contorno occhi infinito della Sien al melograno, ve l'ho messo anche nel top 2016 perché secondo me il rapporto qualità-prezzo, questo è certificato Natru, è imbattibile, senza profumo, quindi ideale anche per le pelli più sensibili. Mi è piaciuto tanto perché andava a nutrire. Io premetto che non ho un contorno occhi esigente, per cui andava benissimo, ragazzi, 1,99 euro ci sta. Lasciava il contorno occhi bello morbido. Ora devo aprire quello alla rosa, vediamo se sarà altrettanto valido. Finita questa crema, che in realtà ragazzi ho finito molto tempo fa, ma mi era rimasta in fondo alla borsa, ve l'avrei già dovuta mostrare nello scorso video. Crema giorno idratante di Natura Line, la linea appunto che trovate da Conad certificata EcoCert, con tè bianco fica acido ialuronico per pelli normali e secche. Anche qui ragazzi mi è piaciuta moltissimo, 50 ml, a un costo sotto gli 8 euro. Eccola qui. Non ve ne parlo approfonditamente perché anche lei l'ho messa nei top del 2016, lasciava una pelle liscissima, compatta, idratata per tutta la giornata. Considerate che questa l'ho usata nei mesi proprio freddi freddi. Aveva questo profumo molto delicato, a me è piaciuta molto. Di Natura Line il tonico mi aveva fatto schifo, non so se vi ricordate, ve ne parlai in uno dei primi video sui prodotti finiti. E quindi ero un po' scettica a comprare questa crema, poi l'ho comprata e mi è piaciuta tantissimo, molto molto buona. Ora ne sto finendo un'altra di cui non vi ho parlato, però anche quella mi è piaciuta molto. Siccome mi mancano un paio di applicazioni, ve ne parlerò direttamente nei prodotti finiti senza stare a fare un video, eccetera. Ok, poi
Ho terminato questa mini taglia di Guerlain, questa mi era stata data in profumeria ed è praticamente un siero giovinezza della linea Abel Royale. Sapete che io non utilizzo questo tipo di prodotti, comunque era un siero da 3 ml e l'ho portato in una delle mie trasferte riminesi. Eccolo qua, piaciuto molto, un siero molto molto leggero, l'ho utilizzato per tipo 4-5 volte. Buono, però non è uno di quei prodotti che utilizzo io. Ecco. Poi ragazze, vi faccio vedere l'unico prodotto di make-up prima di passare alle maschere, che è questo correttore di Essence, appunto in penna, cioè in penna, quelli fatti così, qua tiravate su e usciva il prodotto. Si chiama Natural Concealer, perché sono andate via le scritte. Mi è piaciuto molto, ragazza. All'inizio non mi piaceva perché lo utilizzavo nel contorno occhi con la Beauty Blender e la spugnetta mangiava tutto il prodotto. Utilizzato invece, picchiettato con le dita, è veramente valido, copre bene e illumina. Molto buono questo. Ok, passando alle maschere. Ho fatto l'altra parte di queste qua purificante al Neem dell'Himalaya, che non hanno un buon inci, però insomma mi è piaciuta, mi dà la sensazione proprio di pelle pulitissima. L'unica cosa, ragazzi, è l'odore che non so dirvi di cosa sa, a me ricorda le tinte tipo quelle che facevano le nonne in casa, proprio vecchie, vecchie. No, però la maschera è buona, contiene anche dei granuli dati secondo me dalla curcuma. E quindi va a fare anche uno scrub quando la togliete, non è male. Poi terminata questa qui di HQ, la linea appunto tutta naturale, questa è antistress al salice bianco e biotimo, al 98% di ingredienti di origine naturale, si presentava appunto come una cremina. Sono carine qua le confezioni perché le potete richiudere. E appunto cosa aveva qui? Principi attivi, estratto di timo bio, polifenoli di salice bianco, acqua del ghiacciaio svizzero, olio di mandorle dolci, complesso idratante. E allora una cosa che ho notato subito è una sferzata proprio di fresco una volta tolta questa maschera, cioè proprio la freschezza si sente. Infatti questa è una maschera che potrà sicuramente ricomprare in estate. E dice che praticamente dà idratazione e freschezza e permette alla pelle di difendersi contro le aggressioni ambientali e contro lo stress per tutti i tipi di pelle. Sicuramente la sensazione di freschezza c'è, il viso è leggermente più tonico e più idratato, devo dire che è buona. Questa l'avevo pagata un paio di euro, qua c'è scritto 3 dosi, ma in realtà io l'ho fatta per più volte. Poi, fatta questa qui, della Lidl, che avevo comprato quando è uscita la, diciamo, collezione The Italian Gringo, questa Cowgirl maschera viso purificante. Questa ha anche un buon inci, ragazze, con vari estratti funzionali. L'ho usata 2 volte e devo dire che mi è piaciuta. Anche questa lasciava una sensazione di freschezza sul viso molto meno forte di questa. Questa qui è proprio fredda. Questa qui, leggera sensazione di fresco. La pelle era più luminosa, purificata. È una maschera purificante, però non la trovo aggressiva, quindi secondo me va bene anche per tutti i tipi di pelle, a meno che non abbiate una pelle strasensibile. Ho sentito anche di ragazze che hanno detto che a loro bruciava. A me questa cosa, ragazze, non è successa, però come sapete è tutto soggettivo. Diciamo che è una maschera carina, poi i disegni sono troppo belli, secondo me. E però non è una di quelle wow che dico devo assolutamente ricomprarla, tipo quelle dell'Idea o quella all'argilla rosa dell'erboristica. Ne ho un paio di scorta, le farò volentieri, però c'è anche di meglio, ecco, una tranquillissima maschera. E poi, ragazzi, ho comprato contro ogni previsione, quando sono stata lì ho deciso di prenderla, la maschera di Garnier, questa qui, sempre della linea Hydra Bomb, però la versione rosa per pelli secche e sensibili. Questa è idratante e lenitiva con camomilla, acido ialuronico. Eccola qua. Io avevo provato quella al melograno azzurra che non mi era piaciuta per niente, cioè per niente, non mi aveva fatto niente più che altro. Questa qui, ragazza, mi è piaciuta molto di più. L'ho comprata solamente perché l'ho trovata in offerta, sarò sincera. E innanzitutto era super imbevuta come l'altra, quindi ci ho fatto tranquillamente 2 applicazioni. Una volta tolta, ho notato che uniformava benissimo la pelle. Io non soffro di acne,
macchie o rossori, però quando la pelle era un pochettino aggredita, soprattutto con lo sbalzo di temperatura, ho fatto questa qui un paio di volte e ragazzi, una volta tolta proprio i rossori e non ci sono più. L'effetto lenitivo, secondo me, è molto molto visibile, più di quello idratante. È una maschera lenitiva davvero buona che potrei ricomprare anche per l'estate. Qua fa tutto il riflesso. So che non ha un ottimo inci, però comunque il suo l'ha fatto. Io preferisco le maschere in crema, per intenderci, preferisco le maschere così che le mettete le sciacquate rispetto a queste qui in tessuto, però questa qua devo dire che si è comportata bene. Ok, visto che per i capelli non ho niente, direi di passare al corpo perché dobbiamo. Allora, ragazzi, Sagar dei bagnoschiuma perché ne avevo diversi aperti e quindi li ho terminati tutti questo mese. Questo qua dell'Angelica latte d'avena emolliente. Da mezzo litro, questo lo tenevo a Rimini, quindi lo usavo tutte le volte che scendevo. Tra l'altro lo usavo anche nella vasca, perché giù a Rimini ho la vasca, per cui quando vado ne approfitto per farla e quindi è finito abbastanza in fretta. Questo tra l'altro è ultra delicato, senza parabeni, paraffina, silicone o OGM, quindi hanno anche un inci accettabile. Il profumo è assolutamente nelle mie corde. Infatti questo qua è un bagnoschiuma che mi ha messo il mio ragazzo, sempre nella calza della Befana. E infatti ci ha preso. Proprio sa di bagno. Di bagno nella vasca, veramente. Sì, si sente l'avena, ma è freschissimo, talcato. Proprio sa di pulito, buonissimo. Poi la consistenza è cremosa. Si sta chiudendo la persiana, aiuto. La consistenza, ragazze, è cremosa, non va assolutamente ad aggredire la pelle. È veramente buono questo qui. Come anche l'ho trovato molto buono questo qua della Dermomed al muschio bianco che avevo comprato in origine per la palestra, l'ho usato qualche volta, poi l'ho finito a casa. Io non adoro il profumo del muschio bianco, però questo qui non era male. Non era male, era rilassante, buono e sono 250 ml e ragazza, anche questo qua bello idratante, morbido sulla pelle. Non andavo assolutamente a seccarla, devo dire che costa tipo 80 centesimi, io lo trovo in quei cesti da Tigotà a 70-80 centesimi, assolutamente valido. Ultimo bagnoschiuma terminato che ho finito io, questo l'avevo aperto mesi fa, l'avevo usato un po', poi l'avevo lasciato lì. Bagnoschiuma dell'Erbolario Acqua di More, questo qua mi era stato regalato insieme alla crema, la crema l'ho finita quest'estate. Con estratti di mora, mirtillo e lampone. Io adoro, ragazze, bagnoschiuma dell'Erbolario. A parte le profumazioni che, vabbè, ovvio, sono buonissime, ma anche proprio a livello di texture, proprio di efficacia. Qua, ragazze, si chiude la persiana, spero mi vediate. Eccolo qua. Ha un profumo, sono 250 ml, ha un profumo appunto di frutti di bosco, di frutti rossi, buono. Dolce, ma devo dire non stucchevole. Rimaneva leggermente sulla pelle e è un gel abbastanza liquido, fa una schiuma molto morbida, non ne fa tanta. Stradelicato, lo trovo anche molto idratante, io li trovo fantastici. Il bagnoschiuma di Erbolario. L'inci non mi sembra nemmeno terribile. Faccio giudicare voi. Comunque è veramente, veramente buono. Questo qui è buonissimo. Ne ho un altro all'Iris che lo sto centellinando perché costano sui 10 euro questi bagnoschiuma, quindi non vado mai a comprarli da Erbolario, però quando me li regalano sono sempre felice. Terminato anche un prodotto che non vi ho mai fatto vedere, semplicemente perché non ne abbiamo mai finito uno, ragazze. Direte non vi lavate, ma sì, però non finiscono. Ovvero il sapone per le mani. Ne avevamo aperto uno di Dermomed, poi sotto Natale abbiamo aperto questo qui, l'abbiamo finito adesso, e anche perché ne abbiamo uno in bagno e uno in cucina, quindi è un po' complicato finirli. Questo qui ve lo voglio segnalare perché è buonissimo. Era di un'edizione limitata natalizia di Vrochè, ma magari tra le rimanenze lo potete trovare. Erano 190 ml, quindi nemmeno tanto. Alle clementine e spezie. Ragazze, un profumo veramente mamma. Buonissimo, super natalizio, proprio di arancia, di cannella, sapeva. E era un gel parecchio corposo, parecchio denso, arancione, che lavava benissimo le mani e non le andava assolutamente a seccare. Le mani erano morbide, erano belle lisce, non lasciava la sensazione
di pelle che tira, era veramente un ottimo prodotto. E l'avevo pagato sui 3,90 euro, mi pare. Se lo dovessi trovare lo riprenderei, anche se la profumazione è invernale, perché è davvero molto buono. Poi ho finito un deodorante della Neutro Roberts fresco, anche questo ce l'ho aperto da un sacco, veramente. È questo qua in stick. Ottima profumazione fresca, questo non ha sali d'alluminio, protegge benissimo, mi è piaciuto un sacco, ma ve ne avevo già parlato. Ah, poi ragazzi vi segnalo questa cosa che magari direte, ma tientela per te, però ve la devo segnalare, ovvero i cerotti della Compeed, queste qua. Io ragazzi soffro molto di vesciche dietro talloni, specialmente quando cambio le scarpe, tipo. Uso per molto tempo gli scarponcini, poi decido di mettere le scarpe da tennis, mi fanno sempre le bolle, ma ragazze molto grandi ci soffro veramente tanto, poi con alcune paia di scarpe è veramente impossibile. E queste qua mi hanno aiutato molto perché non sono dei normali cerottini, ma sono proprio in gomma, tipo, e vanno a curare appunto la vesciche, insomma, il problema. Oltre al fatto che essendo morbidosi fanno tipo un cuscinetto e quindi anche se andate poi a sbattere quando camminate non sentite dolore. Costano un po' perché ce ne sono dentro, mi sembra 5, non vorrei dire, non mi ricordo, mi ricordo che era un numero dispari. Comunque tipo 5 e li ho pagati 8 euro, però valgono veramente molto, quindi questi ve li segnalo. Poi, per l'idratazione del corpo, finito questo latte per il corpo nutriente idratante della Riso Venere di Bottega Verde, un profumo strepitoso, buono, molto delicato, ma non mi è piaciuto, ve l'avevo bocciato in un video di tanto tempo fa, infatti ci ho messo un sacco a finirlo, e perché ragazze fa troppa 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 scia bianca, poi per carità lascia la pelle idratata, lascia il profumo sul pigiama, sull'accappatoio, veramente ovunque, però non... Troppa troppa scia bianca, inoltre arrivata tipo più o meno qui, non funzionava più questo qua, cioè funzionava ma non facevo uscire il prodotto e quindi ho dovuto svitarlo, per cui no, l'avevo pagato a metà prezzo 7 euro, quindi non è nemmeno economico. Finita una confezione del mio olio di mandorle dolce dei Provenzali, sapete che la utilizzo sotto la doccia, questo qua senza profumo è il mio preferito, finita la doccia lo metto, idrata bene la pelle, cioè nutre più che altro bene la pelle, essendo un olio. Ed è molto rapido quando non ho voglia di fare troppe cose. Altro olio terminato, questo qui anticellulite alla betulla di Sien. Questo mi piace tanto, 100 ml, costa poco. Eccolo qua. Ve ne avevo già parlato perché non è la prima confezione che termino. Io vedo un effetto leggermente rassodante sulla pelle, inoltre è un olio meno corposo rispetto al classico olio di mandorle, è un olio un pochino più dal tocco, più secco, quindi non ungo assolutamente. Se avete Lidl vicino vi consiglio di darci un'occhiata perché è efficace. Io lo usavo prevalentemente su glutei e gambe, ma anche sul resto del corpo capitava. Poi ho fatto, ragazzi, i fanghi sempre della Lidl, piaciuti tantissimo, hanno degli ingredienti molto molto buoni, contengono la menta, quindi anche queste ragazze effetto freddo, come se non ci fosse un domani. Una busta così basta per un'applicazione su tutti i glutei e le cosce fino alle ginocchia, almeno per me. L'effetto rassodante era immediato, la pelle più compatta, più tonica, più liscia, quindi buoni, veramente buoni. Questo cos'hanno? Vite rossa, liquirizia, ipocastano, rusco e centella, quindi tutti ingredienti altamente performanti contro la cellulite. Concludo, ragazze, sempre in tema cellulite, mostrandovi la mia crema corpo anticellulite di Botanica, di cui vi ho parlato nei top del 2016. Questo è un trattamento corpo rimodellante specifico per pancia, fianchi e glutei. Io lo usavo per fare il massaggio su glutei e gambe con la spazzolina, quella appunto per i massaggi, con bioestratto di ipocastano e fiori marini. Mi è piaciuta davvero davvero molto questa qui, ragazze, perché ha comunque degli estratti funzionali. È una crema di base molto semplice, non ha schifezza all'interno e costa poco perché costa sui 4 euro.
Odore buono, leggermente maschile, mi piace tanto. Purtroppo non ho l'MD proprio a portata di mano, non ci capito spesso, ma appena capito ne prendo un'altra confezione perché è veramente buona. Pelle molto molto idratata e anche più tonica. Chiaramente abbinata all'esercizio fisico, sicuramente abbinata al massaggio perché io vedevo i risultati soprattutto quando la usavo con la spazzola da sola. Sì, una buona crema, però con la spazzola fa molto di più. Per il prezzo che ha, secondo me è uno di quei prodotti economici ma efficaci come appunto può essere l'olio di Sien. Bene ragazze, finita con la mia valanga di prodotti terminati. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!